Buongiorno a tutti, sono Leonardo Domenici e quest'oggi andrò ad approfondire e analizzare un aspetto della Dichiarazione di Indipendenza americana del 4 luglio 1776, ovvero la felicità. Uno degli scopi principali della dichiarazione era di migliorare le condizioni di sicurezza e felicità del popolo, ponendo nelle sue mani più potere. Il popolo aveva infatti il diritto, ma soprattutto il dovere, di abbattere ogni forma di governo che lo assoggettava a condizioni di dispotismo assoluto, privandolo così dei diritti naturali e inalienabili dei quali è possessore. La popolazione aveva quindi nelle proprie mani un potere sempre crescente e il raggiungimento della felicità personale era sempre più semplice. Ma perché si parla proprio di felicità? In un'epoca in cui vi è un'ottica laica, la felicità inizia ad assumere un aspetto sempre più terreno. Gli uomini ambiscono infatti a una felicità sempre più concreta e sempre più distaccata dalla religione. Appare quindi il concetto di utilità, ovvero un fondamento di una morale realmente laica. Nasce l'utilitarismo, ovvero il pensiero per il quale è moralmente buono solo ciò che promuove l'utilità generale. Si inizia a concepire l'uomo non solo come individuo singolo, ma come collettività. La felicità illuminista, infatti, corrisponde con il piacere personale, ma se questo piacere coinvolge anche la società che circonda il singolo cittadino, il grado di felicità sarà ancora maggiore. La dichiarazione si basava proprio su questi principi illuministi. L'illuminismo ha due principali correnti di pensiero in questo campo: la prima, quella di Immanuel Kant, e la seconda, quella del Marchese de Sade. Secondo Kant, la felicità è irrilevante nella moralità di un'azione svolta, mentre la ricompensa nel fare del bene si trova nel bene stesso e quindi vi è un compenso morale. Secondo il Marchese de Sade, invece, vi è un'inconciliabilità della felicità dei singoli, la quale, per essere raggiunta, porta inevitabilmente la sofferenza di qualcun altro. Vediamo quindi contrapposti due pensieri molto diversi fra loro. È proprio durante questo periodo in cui l'illuminismo sviluppo si parla del XVIII secolo, che vengono fatti questi ragionamenti. Da una parte, poiché i lumi della ragione spingono gli uomini a ragionare sul loro posto nel mondo. La seconda, dall'altra parte, poiché la nascita dei caffè e delle nuove istituzioni porta il confronto fra uomo e uomo e lo scambio di idee, ovviamente, ha come conseguenza la nascita di nuove correnti di pensiero. Riconducendo la felicità illuminista alla dichiarazione, posso supporre che il loro ideale era più vicino al pensiero di Kant. Ognuno di noi, infatti, sa quanto la popolazione americana, già al tempo, era devota alla propria madrepatria. Basta pensare che una delle cause della rivoluzione era proprio il sentimento di appartenenza ad un popolo, che però non era quello inglese. Quindi, a parer mio, la popolazione americana ha incorporato perfettamente l'ideale illuminista di collettività dei cittadini e la felicità, da loro conseguita, era fondata su ideali morali e ogni azione svolta non veniva fatta con secondi fini, ma la felicità ottenuta nell'aiutarsi l'un l'altro era la ricompensa stessa.